Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sembra un'espansione davvero gigantesca. Una nuova area da esplorare, nuovi nemici, nuove armi e soprattutto una nuova storia piena di spionaggio e intrighi politici. Abbiamo provato questo contenuto aggiuntivo per un'intera ora e siamo pronti a mostrarvelo e a parlarvene approfonditamente. Prima di proseguire, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Un'ora non basta per cogliere l'anima di Dogtown, per percepirne l'estensione, apprezzarne l'impronta artistica. Sappiamo solo che sarà più densa di ogni altro luogo di Night City, con un focus più marcato sulla verticalità e sulla diversità dei vari distretti. Si parte da quello più ricco e commerciale, vivido e accattivante, fino ad arrivare alle zone suburbane, in cui gli abitanti sono costretti a riutilizzare in maniera creativa ciò che trovano qua e là. E poi ci sono altre aree, popolate da quelle persone che, come ci ha detto CD Projekt Red, non hanno altro posto in cui vivere, una sorta di Far West di Dogtown. Ne emerge un quadro urbano dalle mille identità, nelle cui strade, sontuose o pericolose che siano, ci auguriamo valga la pena perdersi. Songbird è una netrunner di prima categoria. Ci promette una cura, eppure qualcosa non torna, e la fregatura appare dietro l'angolo. L'aereo della presidente dei nuovi Stati Uniti, Rosalind Myers, precipita a Dogtown e non possiamo far altro che correre in suo soccorso, facendoci largo con la forza. Chi ha ordinato l'attacco? Kurt Hansen, l'autoproclamatosi leader della città? Ne è convinta la Myers, che sopravvissuta all'assalto cerca riparo tra i fatiscenti edifici di Dogtown dopo la misteriosa scomparsa di Songbird dalle scene. In questa difficile situazione, la presidente sembra fidarsi di una sola persona, Solomon Reed, un tempo a capo delle operazioni di spionaggio a Night City e ora un agente dormiente che sta per essere risvegliato. Un individuo apparentemente cauto, che sa il fatto suo. L'alleanza con il personaggio interpretato da Idris Elba è la molla che fa scattare un intrigo politico e criminale di cui Johnny Silverhand percepisce sin da subito il pericolo. Molto guidata e dal ritmo incalzante, la demo ci ha permesso di dare uno sguardo all'assetto narrativo, ai personaggi e all'ambientazione di Phantom Liberty. Abbiamo insomma scalfito la superficie di un racconto che dovrebbe inserirsi a dovere nel nucleo del gioco principale. In base alle parole del team, la storia del DLC si renderà disponibile all'incirca a partire dalla metà della campagna di Cyberpunk 2077. Il personaggio di Solomon Reed, che possiede un certo carisma sulla scena anche per merito di Idris Elba, non è stato l'unico degno di attenzione. La prospettiva di un possibile approfondimento del carattere e del passato di Silverhand, infatti, ci intriga non poco. I dialoghi con il nostro compagno sono sempre intrisi della predilezione di Johnny per la retorica un po' teatrale, ma nella demo hanno aperto qualche spiraglio verso i suoi trascorsi e i motivi che hanno condotto alla morte di Robert John Linder. Ci sarebbe piaciuto testare almeno in parte i cambiamenti innestati nell'impianto ludico di Cyberpunk 2077, ma così non è stato. Diverso il caso del perfezionamento dell'intelligenza artificiale, del quale lo studio polacco sembra andare molto fiero. Nel corso del test, purtroppo, i nemici continuavano a restare imbambolati sul posto, pronti a farsi crivellare. Sbucavano senza criterio dalle coperture, si buttavano a capofitto verso la nostra canna e in generale non mostravano chissà quale grande istinto di sopravvivenza. CD Projekt promette inoltre un upgrade delle routine comportamentali dei cittadini ed una più realistica gestione del traffico. Attendiamo di valutare con calma le modifiche, minori e maggiori, effettuate per rendere l'esperienza ancora più rifinita, come l'albero dei talenti nuovamente bilanciato per risultare più intuitivo e al contempo più efficiente per l'utente. E a proposito di abilità, in Phantom Liberty farà il suo esordio un ulteriore ramo, chiamato Relic. La sua funzione sarà strettamente connessa al gameplay e influenzerà il gioco in maniera significativa, ma gli addetti ai lavori purtroppo non vogliono ancora parlarne. Anche l'esplorazione beneficerà di aggiunte volte a massimizzare la varietà. Gang che si daranno battaglia per strada e nuovi mini boss saranno solo l'antipasto di un'offerta ludica che mira ad espandere il proprio menu. Citiamo anche l'introduzione di missioni secondarie come l'airdrop, ossia supporti aerei pieni di loot che precipitati nei confini di Dogtown andranno recuperati in tempo prima delle milizie dei criminali locali. Le nostre azioni, come ben noto, non resteranno impunite. Anche la polizia ha subito una rielaborazione e ora ogni livello d'allerta porta con sé minacce sempre più pericolose, che culmineranno con l'arrivo della Max Tac al grado massimo. Ai pericoli maggiori corrispondono nuovi mezzi per vender cara la pelle.
oltre alle bocche da fuoco inedite, a rendere le strade di Night City ancora meno sicure, ci pensano i combattimenti in auto. Ci verrà data la facoltà di estrarre l'arma e sparare dal finestrino, oppure di salire a bordo di veicoli opportunatamente attrezzati con mitragliatrici e altri strumenti di morte. Tali modifiche non sono circoscritte nell'area di Dogtown, ma appartengono all'intero gioco. Cyberpunk 2077, insomma, ha subito un importante lavoro di rielaborazione. Questo elenco di caratteristiche spinge sempre più in alto le nostre aspettative, innalzate dal vortice di spettacolarità in salsa spy action proposto dalla demo. Queste rifiniture però devono essere ancora confermate e le parole del team tramutarsi in fatti concreti e tangibili. Per scoprire la portata di queste variazioni dovremmo necessariamente addentrarci a Dogtown, sperando di uscirne vivi.